Vediamo il quesito 7, che ci dice: una sfera di massa m piccola urta centralmente a velocità v piccolo una seconda sfera avente massa 3m ed inizialmente ferma. Ci dice poi che ci chiede di stabilire la velocità delle due sfere dopo l'urto nell'ipotesi che l'urto sia perfettamente elastico. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo qua, 3m inizialmente fermo. Questo ci avrà una velocità v1. Dopo l'orto, chiaramente, questo se è perfettamente elastico, questa qui procederà quindi v2', diciamo, qua v2 uguale 0, e invece questo qui tornerà indietro, quindi v1', quindi m è 3m. Ma scriviamo le leggi che abbiamo, no? Intanto si conserva sicuramente la quantità di moto, quindi abbiamo che m per v1 più, vabbè, scriviamo 3m per v2, anche se sappiamo che è 0, uguale m per v1 primo, scusate, primo, più 3m per v2 primo. Ripeto, questo primo pezzo lo possiamo togliere e quindi questo ci dà la conservazione della quantità di moto. Ma se un urto è perfettamente elastico, sappiamo che si conserva anche l'energia cinetica, che è data da un mezzo m1 quadro, qua mo sarebbe più l'energia cinetica del secondo che è 0, quindi uguale un mezzo mv1 primo quadro più un mezzo, questo 3m, per v2 primo. Quindi abbiamo un sistema, se notate, dove vabbè, io mi ho messo V1, ma V1 lui ci dice essere boh, insomma, quindi diciamo come fosse un valore già dato. Un sistema, dicevo, dove abbiamo due equazioni e praticamente le due incognite sono proprio queste qui. Perché le masse come se fossero date, no? Una 3, una m, una 3m. Andando a svolgere i calcoli, otterremo che cosa? Qual è la velocità 2, vabbè, qua la chiama finale, io l'ho chiamato prima, vedete, 2m'm1, quindi che era quel 2m, v1', più qua v2', chiaramente questo è 0, quindi sto termine non c'è, perché era fermo il corpo v2, quindi inizialmente, fratto m1 più m1, quindi in questo caso fratto 4m. Anzi, facciamo una cosa. Ho riportato qui le formule in maniera che vedete V2 primo che ho chiamato prima sarà quindi 2 volte m 2mv. Questo qui abbiamo detto che non c'era fratto quindi m più 3m 4m. Questo se ne va, rimane 2, mm se ne va, v mezzo. Invece V1 primo, che è questo, sarà, vediamo un po', 2, vabbè, potremmo ricavarlo addirittura, vediamo un pochino, per esempio dalla prima, no? Che adesso questo è ricavato, quindi v1', che sarà mv1 meno 3mv2' fratto m, ricavando dalla prima equazione. Quindi questo v2' abbiamo visto che ci è venuto v mezzi, per v mezzi, ma v1 era appunto il nostro v, quindi che ci viene? Vediamo un po', vabbè, l'm ce l'hanno tutti, la possiamo togliere, ci abbiamo v meno 3, 3 mezzi v, 3 mezzi v, fratto niente, fratto 1, quindi v è 1 meno 3 mezzi, 2 meno 1 mezzo v, e infatti come anticipato, la V1 chiaramente dopo l'orto tornerà indietro. Va bene? Quindi queste sono le velocità, ripeto, V1 primo e questa qui invece che abbiamo ricavato qui era la V2 primo che è venuta quindi uguale a V mezzo.